Numeri per la sanità calabrese perché sono arrivati 120 medici cubani che il presidente della regione Calabria Roberto Occhiuto e il rettore Nicola Leone hanno accolto presso l'Università della Calabria a Cosenza. Quindi 120 nuovi camici bianchi caraibici che si sommano ai 51 medici arrivati a dicembre nel 2022 e che poi hanno iniziato ad operare già da gennaio 2023 con grande soddisfazione dei cittadini calabresi. Sono stati impegnati in 4 ospedali della provincia di Reggio Calabria, mentre i nuovi arrivati saranno dislocati nelle unità di 42 presso l'azienda sanitaria provinciale di Cosenza, 22 presso quella di Catanzaro, 17 presso quella di Crotone, altri 17 presso l'azienda ospedaliera di Cosenza, 9 presso l'azienda sanitaria provinciale di Vibo Valentia, 6 a Reggio Calabria, altri 5 sempre a Reggio Calabria ma presso il GOM ed infine 2 unità presso l'azienda ospedaliera d'Ulbecco di Catanzaro. Il presidente Occhiuto ha espresso un caloroso benvenuto a tutti e soprattutto ha ribadito come in questi mesi i colleghi che li hanno preceduti hanno dato alla regione un contributo fondamentale per tenere aperti gli ospedali, per dare risposte ai pazienti. Sono certo, ha concluso, che anche voi vi integrerete benissimo e che anche questa sarà un'esperienza di successo. Durante il rapporto con i nuovi medici arrivati, però, non ha mancato di ribadire come questa iniziativa è stata più volte criticata, mentre oggi in molti vorrebbero ripeterla anche nelle altre regioni. Invece il governatore calabrese, anche alla firma dell'accordo presso l'ambasciata cubana a Roma, aveva sostenuto che questi medici non avrebbero rubato alcun posto di lavoro agli italiani. Infatti, nell'ultimo anno e mezzo sono state assunte in Calabria 2.500 unità di personale sanitario. Purtroppo il reclutamento in alcune specializzazioni continua ad essere difficoltoso e in Calabria ancor più che nel resto d'Italia. I medici cubani arrivati però sono specializzati, ad esempio, in emergenza-urgenza, in ortopedia, in cardiologia, in quelle specializzazioni difficili da trovare per tutte le regioni. Dunque, sono di grande aiuto. Un ringraziamento al Ministero degli Esteri che ha aiutato la Regione Calabria a superare delle difficoltà in ordine alla burocrazia ed infine all'Università della Calabria, al rettore Nicola Leone, che ha aperto nuovamente l'Ateneo per svolgere anche a questi medici il corso intensivo di lingua italiana. Sono arrivati altri 120 medici cubani che raggiungeranno negli altri ospedali della Calabria i loro colleghi che da 6 mesi lavorano con grande soddisfazione dei medici italiani e dei pazienti. Però, avendolo pubblicato sui social, sto leggendo dei commenti e c'è un commento di Neve Birbantella che dice: io dico con tutti i medici laureati che abbiamo in Calabria, perché non assumerli? Poi dicono che scappano e fanno e così via. L'ho detto, i medici cubani non rubano un solo posto di lavoro ai calabresi, tant'è che stiamo facendo tanti concorsi, tutti i medici calabresi che vogliono lavorare in Calabria possono partecipare ai concorsi e sono assunti, perché abbiamo assunto 2.500 unità di personale sanitario in un anno e mezzo. La verità è che alcuni medici con alcune specializzazioni che servono negli ospedali, per esempio quelli che devono lavorare nel pronto soccorso, in cardiologia, in ortopedia, in ginecologia, non ci sono, ma non è che non ci sono in Calabria, non ci sono in Italia. Addirittura il Veneto sta offrendo la casa ai medici che vogliono andare a lavorare in Veneto. Perché? Perché non ci sono in tutta Italia, basta guardare la televisione, ogni giorno se ne parla. E non ci sono soprattutto in Calabria, perché un medico che può andare a lavorare nei migliori ospedali d'Italia certamente non va a lavorare negli ospedali calabresi che da 12 anni di commissariamento versano in una condizione di grande difficoltà. Quindi tutti i medici calabresi noi li assumiamo, ma intanto, per non chiudere gli ospedali, siccome mancano alcune specializzazioni, abbiamo deciso di chiamare da Cuba, dove hanno una medicina eccellente, gli specializzati in chirurgia, in ortopedia, in ginecologia, in emergenza d'urgenza, per affrontare questa situazione emergenziale che c'è in Calabria, mentre facciamo i concorsi per tutti, soprattutto per i medici calabresi. A proposito, ho centinaia di messaggi da parte di cittadini calabresi della provincia di Reggio che ringraziano i medici cubani per il lavoro che hanno fatto in questi 6 mesi.
Nei prossimi giorni racconteremo qualche bella storia e vi faremo conoscere anche qualche medico cubano che ha salvato delle vite, che ha azzerato le liste di attesa, che ha fatto tutto quello che non saremmo riusciti a fare se io non avessi fatto questa scelta, che all'inizio fu contestata in tutta Italia e oggi invece tutti vorrebbero imitare. Mi chiamano i presidenti delle altre regioni, di alcune altre regioni, perché vorrebbero prenderli anche loro. Buongiorno e benvenuti in Calabria. Io sono il presidente della regione. Fortemente voluto che i medici cubani potessero dare una mano alla nostra regione. All'inizio sono stato criticato da tutta Italia, oggi tutti quanti mi vorrebbero qui in Italia. Sono contento che voi abbiate dato il vostro contributo alla sanità calabrese.